Comincerei chiedendo proprio a Fassino che cosa rappresenta, diciamo, questa pagina della nostra memoria che in qualche modo è rimasta coperta per tanti anni. Quando è stata scoperta, in realtà ancora non ha avuto la giustizia che in molti, che in tanti si aspettavano e chiedevano per ormai 70 anni. Ad agosto sarà il 70° anniversario delle prime stragi nazifasciste. Va bene, grazie. Grazie alla casa editrice, grazie all'autore di questo invito. Il libro è un libro drammatico, si legge con dolore e sofferenza, perché è un libro che narra episodi atroci di dolore e di sofferenza. E naturalmente la prima reazione che ciascuno di noi ha in realtà nella propria vita è quella di allontanare da sé la sofferenza e il dolore. No? E quindi ci si potrebbe chiedere perché mettersi a leggere un libro che invece ti trasmette dolore e sofferenza. Le ragioni, mi pare, sono essenzialmente due. La prima è che noi abbiamo il dovere di trasmettere memoria, di fare memoria. Si parla in questo libro di eventi drammatici accaduti 70 anni fa, è la ricostruzione di eccidi efferati che sono stati compiuti dai fascisti e dai nazisti durante il periodo 43-45 in Italia. Sono passati 70 anni e ogni evento, anche il più drammatico, mano a mano che si allontana nel tempo, è esposto obiettivamente all'oblio, alla dimenticanza, al rischio di essere archiviato nella memoria. E io penso che invece noi abbiamo il dovere di non dimenticare, abbiamo il dovere di non impedire che l'oblio e la dimenticanza possa coprire eventi che abbiamo bisogno di continuare a mantenere vivi perché non possano ripetersi. Io li sogno ogni notte, quei morti, e mio marito. Avreste dovuto sentirlo la notte quando urlava, li chiamava tutti, uno per uno. Oddio, brucialo! Oddio, brucialo! Ma dell'urla! Certo urla e democcoli, certe bestemmie. Lui non diceva mai una brutta parola. E io, quando c'ha gli incubi, l'accarezzo. Cerco di portarlo via dal sonno, dal sogno. Ma erano e sono i nostri morti. Non si possono cancellare. Grazie Pamela, grazie. Questo accadeva a Sant'Anna di Stazzema. Grazie Pamela Villoresi, grazie. Il 12 agosto 1944. Cesira Pardini, interpretata da Sant'Anna da Pamela Villoresi. È un po' emozionante. Grazie. Grazie davvero per aver prestato Pamela la voce a Cesira Pardini interpretandola in questo modo straordinario e riportando qua l'emozione che abbiamo provato noi ascoltandola e che lei porta con sé da sempre. Grazie Pamela, grazie davvero a nome di tutti.